Salgono 6.216 positivi in provincia di Bergamo, con una crescita dimezzata nelle ultime 24 ore rispetto a sabato. 347 i nuovi positivi di domenica contro i 715 di sabato 21 marzo. In Lombardia sono 27.206 positivi, 1.691 in più di sabato. I ricoverati sono 10.581, di cui 1.142 in terapia intensiva. I dati di ieri sono in forte diminuzione rispetto a quelli dei giorni precedenti, ma dobbiamo ora aspettare i dati dei prossimi giorni per verificare se il trend sarà in discesa, ha dichiarato l'assessore Giulio Gallera. Sono inoltre arrivati a Malpensa i 53 medici e infermieri cubani che saranno impiegati nell'ospedale da campo di Crema, operativo da martedì. Nei prossimi giorni è atteso l'arrivo dei medici dalla Russia, che verrebbero dislocati a Sondalo in Alta Valtellina. Doppia scomparsa nel coro Idica. A 24 ore di distanza dopo la morte di Gianni Mazzoleni, si è spento ieri lo storico presidente Cesare Ferrari. Ferrari aveva 83 anni. Oltre ad essere alla guida del coro fino al 2017, da molti era conosciuto per l'azienda di famiglia, la casa editrice Equa. Fu fra i fondatori del coro, che nacque il 19 marzo del 1957. Lo scorso anno, come oggi, avevamo festeggiato i 62 anni di fondazione del coro della nostra grande famiglia, ci ha raccontato Simona Visinoni, presidente del coro Idica. Invece di festeggiare, abbiamo dovuto dire addio a due nostre pietre miliari, Cesare e Gianni. Siamo scossi e senza parole di fronte a tanta tristezza. Crisi sul territorio di Bergamo e provincia l'esigenza di disporre di contenitori di ossigeno liquido per curare i pazienti Covid-19 al loro domicilio. Per questo l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ha attivato ieri i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le 14 unità territoriali sociali per rendere disponibili mezzi di trasporto e spazi di stoccaggio al fine di agevolare il lavoro delle aziende produttrici. L'appello della Protezione Civile di Clusone. Sappiamo che sono momenti difficili per tutti, ma chiediamo un gesto di sensibilità da parte di ogni cittadino, anche di fronte al dolore per la mancanza di un caro, di riportare le bombole di ossigeno usate alle farmacie. È di estrema importanza. Si è spento domenica mattina l'imprenditore di Clusone Gianluca Balduzzi, 55 anni, titolare della nota azienda Sinergia. Una vita alla sua spesa per i suoi dipendenti che tanto amava e rispettava. Da pochi mesi aveva trasferito la sua azienda di onore a Comenduno di Albino nella nuovissima sede. Assieme alla famiglia viveva a Fino del Monte. L'intera valle si stringe intorno alla famiglia per la sua scomparsa.